Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Two Point Hospital. Allora gente, nella scorsa puntata abbiamo terminato il nostro primo ospedale del nuovo DLC. È andata piuttosto bene e come sempre l'obiettivo ragazzi è arrivare alla seconda stella, anche perché sblocca qualcosa di carino. In realtà stavolta ha sbloccato tipo un portascio o qualcosa del genere, però comunque sia, dai, ce lo facciamo andare bene. Ora, il prossimo ospedale è questo qui, Svalbard. Dai nuova vita a questo istituto di ricerca in una delle cittadine più isolate della contea. Avviamo e vediamo un po' di che cosa si tratta. Istituto di ricerca di Svalbard, la madonna, che diavolo è? Benvenuto a Svalbard, la città più remota di tutta la contea di Two Point. Sei stato invitato a rinnovare l'istituto di ricerca di Svalbard aprendo un ospedale di ricerca. Oltre a curare le malattie locali, dovrai completare alcune delle incredibili ricerche dell'istituto. Svalbard è un luogo isolato, quindi potrebbe essere difficile trovare membri dello staff disposti a arrivare qui. Eventuali candidati potrebbero essere abitanti privi di qualifiche, disperati o incapaci, desiderosi di dare una mano. Se vuoi curare qualche montanare e migliorare la pessima reputazione accademica dell'istituto, dovrai formare la tua facoltà. Oddio ragazzi, immagino che sarà un po' complicato qua. Stop. Via tutto quanto. Oh mio Dio. Questo assomiglia. Cavolissimo. Staff, come siamo messi? Ah, c'è un singolo ricercatore che si aggira come un disperato qua nel posto, vero? Ok, allora, c'è questo lotto che mi interessa. Aspetta. Ma... no. Vabbè. Allora, pianifichiamo un po' la cosa. L'elicottero arriva da qua, il che vuol dire che l'accettazione potrebbe essere o qui o da altre parti. Questi, via dalle palle. Via tutto, via qualunque cosa. No, via. Intanto vendiamo tutto, poi pensiamo a che cosa fare. Vai. Vendi tutto, via. Voglio ricominciare da zero. È stata decisamente una buona cosa. L'ultima volta. C'è solo un piccolissimo problema. Dovrò fare molta formazione. Allora, 25.000, lo so. Sto pensando, allora, se tutta questa zona la dedico alla diagnosi, la terapia poi la dovrò fare tipo qui. Però questo lotto fa schifo, è veramente odioso. Senti. Pigliamoceli comunque e pianifichiamo le cose per bene. Allora, un paio di inservienti ci vogliono assolutamente perché qua è un disastro. Un paio di medici, almeno un infermiere, tanto sono tutti uguali. Sono tutti dei disperati del cavolo, incapaci. Allora, cominciamo. Accettazione. Facciamola precisa, ok, grazie. E qua dietro voglio metterci delle stanze. Cominciamo con un ufficio del medico di base e facciamo la nostra solita bella combinazione.
Vediamo un attimino se decisamente sì. Perfetto. Allora, finestre, un paio frontali perché sono sicuro che siano sempre dalla parte giusta. Bene. Mettiamo a lavoro gli inservienti intanto. Poi la farmacia, poi la sposterò. Intanto la faccio qui. Rastrelliera per sci dentro la farmacia? Ma davvero? Ok. Sì, serve la stanza formazione, serve la stanza di ricerca. Serve un sacco di roba, serve. Ma veramente un sacco. Adesso facciamo subito. Ah, guarda, bagno e stanza dello staff, effettivamente potrei farli qua. Aspetta, anche se... No. Facciamoli per Benino. No, tazza dorata. Forse non è stata una grandissima idea. Pianta proprio qua in mezzo. Va bene. Ok. E non è andata. Poi, stanza dello staff. Allora, avevamo fatto una bella stanzetta l'ultima volta. Però, vabbè. Questa qua secondo me è meglio. Sì. Facciamo così. Sono un po' di merda, però. Ok. Un termosifone importantissimo. Vabbè. Una pianta perché sì. Ah, mi sta bene. Ovviamente. Sì, miscelatore di farmaci lo possiamo migliorare, ma per adesso, abbi pazienza. Wow, aspetta. Non abbiamo abbastanza diagnosi, ma giustamente perché dannazione. Manco la diagnosi generale, cioè.
vai. Distributore di cioccolata calda, perché sì, e via. Poi un paio di poster dovremmo esserci. Esatto, vai. Sì, voi sentite decisamente freddo. Formazione staff richiesta, lo so, non c'è un cavolo di niente. Un po' di calma. Fatemi risolvere prima le cose di base. La reputazione è cattiva, ma non è catastrofica, come in altri casi. Mi sono completamente dimenticato, per esempio, gli arcade. Ne facciamo un paio proprio qua. Tu stai morendo di freddo, ok. Aspetta un po'. Roachworkers first Bam. drive-through has opened in Meglio, Brockle Bay. Stop. Now you can order your extra No, fai crunchy aspettare il burgers paziente. without leaving the comfort of your car. Cardiologia. And remember, order more than 10 Roach burgers and get a free Roach shake. Roach Burgers! 24 hours a day. This is Two Point Radio. Ok, monitor da parete. Ci piace. No, so puramente estetica questa roba, quindi Mamen. Questo servirà solitamente a poco, però Mamen. Pure questo. Una pianta vicino a dov'è? E un poster anatomico qui. Perfetto. Vai. Andiamo con cardiologia. Ah sì, devo assumere un'altra infermiera. Che ovviamente non sa fare assolutamente nulla. Forma 20 membri dello staff, Madonna. Completa il progetto di ricerca mitologia urbana? Stanza di ricerca di livello 5. Livello attuale 3, ma non ce l'ho una stanza di ricerca a livello attuale. Vabbè. Oh, reparto richiesto. Ok. Il reparto. Aspetta, fammi modificare. Esatto. Mo' lo faccio. Porca miseria, l'avevo fatto tanto bene nella scorsa missione. Ma fammi ricordare di preciso come l'avevo fatto. Sì. Tipo una cosa del genere. Ma era grosso un bel po'. Levati alle palle tu. Vabbè, 6 posti letto. Ma dai, ci può stare. Certo, poteva venirmi meglio, però ci può stare. Termosifone. Odore di cioccolata calda c'entra? Sì che c'entra, grande. Ok, è una pianta importante che ci sia. Vabbè, dai, 6 posti letto me li faccio andare bene. Solo che devo assumere pure un'altra infermiera. Bam. I got a bit cranky earlier. I'd like to say I'm sorry to all you faithful listeners. There's bad Forse vibes in the un'altra room ancora di today. infermiera, perché comunque Maybe it sono was quattro under the stanze, influence tre of some infermiere, poi sinister quelle si devono plan. riposare. This new Nah. song should get things back to normal.
Medici sono due. Assistente 2. No, mettiamo anche un altro. Porca miseria. Questa missione sarà dura, ragazzi. Me lo sento. Me lo sento che questa missione sarà dura. Facciamo le cose con calma. Siamo piano piano a fare le nostre cure, le nostre cose. Una cosa che posso sicuramente fare però adesso è cominciare con le ricerche. Valanga, questo potrebbe danneggiare i nostri macchinari, ma come? Pure, vabbè, già che gli assistenti fanno schifo. No, neanche per idea. Cioè, ma valanga che cosa comporta? Ah, vabbè, una specie di terremoto. Terremoto e basta. Ma aspetta, mi stai dicendo che... Oh, no, ok. La stanza... La formazione mi sa che è addirittura prioritaria in questo caso. Ops. Ok, allora. 8 per volta mi sembrano pure eccessivi. Adesso io spenderò un sacco di soldi in questa. Ma veramente un sacco, ma veramente un sacco. Perché deve fare in fretta, cioè deve davvero muoversi la formazione. Anche uno scheletro magari. È un modello anatomico perché sì. Vai. Bam. Mamma mia quanto mi è costata questa. E onestamente la formazione... Quanti ne formo a botta? Vediamo un po'. Allora, la prima cosa che devo fare è... forse la manutenzione per gli inservienti? Sì, penso che sia una buona cosa da fare. Due per volta per adesso, poi si vedrà. Se non altro, l'unica cosa positiva di tutto questo è che mi consente di pianificare le cose. Sì, ma perché vale attrattività all'ospedale? È una merda. Poi per carità, effettivamente qualcosetta potrei fare. Un po' ha cominciato a funzionare comunque. Fate formazione. Per le riparazioni mi serve. Aspetta, come senti freddo? Un termosifone piccolo qui. Sì. Nuova malattia, viso fertile. Ah, ok, ok, sì. L'abbiamo già vista. Ma già la coda si è creata? Ah, giusto, perché il medico fa schifo, porca miseria. Comunque sia, salvo problemi, io farei così. Non ho fatto le panche, non ho fatto neanche una panca, porca miseria.
Dovrebbe andare meglio. Donazione di 7500 per aver completato della formazione. Ah! Ok. Quindi se fai la formazione un po' per volta... Aspetta, sì. Il termosifone sarebbe adeguato mettercelo forse. Bene. Facciamone un altro adesso. Io direi medicina generica. Questa. E vai, un paio di medici almeno. Bam. Io lo so che è richiesta la formazione dello staff, però ci vuole un po' di pazienza, ragazzi, perché sennò... Va. Bene. Promuove, questo migliora un po', se non altro. Che sennò è un casino malefico. Giudizio salomonico scoperto, ok. Forse a sto punto la ricerca è davvero il caso di farla. Allo stato attuale delle cose. Che ne dite? No. Stavo scherzando. Però una stanza bella grossa così, quello sì. Stop, stop, un attimo, fermi. Mamma mia, ok. Sto cazzo mi costa questa. Intanto così. Cominciamo a farle delle ricerche. Mitologia urbana che cosa è? Nuova malattia a dente zuccherino. Ok, vai va. Mamma mia, sono quasi senza soldi. Vabbè, ci sono sempre i prestiti alla banca che finora... No, porca miseria, nella scorsa missione non l'ho fatte. Figata. Tutti uguali, tutti una merda. Yeah! Bene, sono entrambi promossi. Il che è un bene. Adesso... Corsi disponibili. Fammi pensare. Gestione reparto. Facciamone tre, va, mo ne assumo un altro. Lo so che siete a corto di soldi. E lo so che è tutta richiesta sta formazione qui, ma... Calma. Vai. Purtroppo la formazione dovrò farla in continuazione, a rotta di collo, quindi... Emergenza iniezioni... No, sale iniezioni... oddio, anche se... Ho deciso. Non costa tanto, dai. Vai con l'estintore. Un termosifone assolutamente. E
Qui è una pianta. Mamma, un po' sarà anatomico qui. Però... facciamolo qui intanto. Pelle delicata scoperta, l'avevamo già visto. Ecco che arriva. Vai, vai. Visita di Yeti? Ah, è quello che mi ha dato il lavoro? Ok. Vabbè, la reputazione è ancora cattiva, ma sta migliorando. Il ricercatore sta andando a fare il suo dovere. Per ora non gli do i compiti perché, onestamente, siamo un po' nei casini. Perfetto. No, non adesso. Yeah, guarda qua. Sì, normale. Vabbè, migliorano anche come infermieri, quindi... Perfetto, migliorato un pochettino. Cure fallite, Ale. A posto, due cure fallite. Va, non dovevo farlo, dannazione. Perché questi infermieri sono incapaci. Vabbè, sfida staff. No, no, questo proprio no. Qui la ricerca sta procedendo. Con calma. Ah, poi io direi... Guarda, io direi un paio di infermieri e un paio di medici. Certo, purtroppo... Sì, lo so, è veramente poco efficiente sta cosa. 4 pazienti su 6, vabbè, buono. Reputazione normale, mi piace. Mi piace assai. Cardiologia, ok. Sì, miscelatore di farmaci potremmo potenziarlo, ma mi serve... So che, guarda, che questo livello è ancora peggio di quello famoso dell'università nella serie di Two Point Hospital, quella originale. Perché i medici erano un problema, ma gli infermieri mi pare che fossero preparati, e se non altro lo erano anche gli assistenti e gli inservienti. Qui nessuno sa fare niente, porca miseria. Qui è veramente un disastro. Nessuno sa fare un cavolo di nulla. Olè. Sì, ho capito. Vai. Un po' di formazione è stata completata. Finora l'assegnazione di compiti, ma... Ok, questo è un bene. Niente formazione staff. Forse formazione completata, diagnostica. Ok. Che altro possiamo fare di bello? Io direi... Acchiappa fantasmi per gli inservienti. Probabilmente tre.
Oh, dai, qualche premio, così qualche piccolo bonus non sarebbe male. Ok. 3 su 8. Non mi lamento. Ecco, sì, c'è bisogno di... C'è bisogno di addestrare qualcuno in terapia, evidentemente. Ragazzi, lo so che sto assumendo un sacco di medici e infermieri, ma comunque costano poco. Spero che non scappi fuori un fantasma adesso, perché devo ancora farla la formazione io. No, assistente no. Inserviente magari. Sono tutti lenterrimi. Sì, slot formazione liberi, ho capito. Non stai facendo quello che devi fare tu? Porca miseria. Fishing off the coast of Hogsport. Don't make the mistake I did and use brainy brittle as bait. The sea turned black. C'ho un po' analisi dei fluidi, va. Dead to the surface and a loud voice proclaimed the end of times. If only I'd had a camera. Ok, stop. E c'è tanta roba da fare ancora. Bam. Proviamo così. Sì, vendi. Vediamo se migliora la situazione in cardiologia. Stop. Spero di averci preso. Allora, promozione staff, vai. Poi. Ah, psichiatria. Oddio. No. Dimetto. Per adesso no. Ok. Prossima formazione, psichiatria. Oddio, forse potevo quasi aspettare. Forse formazione completo. Benissimo. Allora. Sì, dai, assumi. Tanto sti medici costano pochissimo, ragazzi. Allora, psichiatria. Erocinanti 1, 2 e 3. Oh, cavolo, non c'ho i soldi. Farla arrivare. Ok, stop. Niente. Aspetta un attimo. Senti, io mi sa che chiedo il prestito alla banca. Bam. Sì, vai. Dicevamo, psichiatria, giusto? 1, 2, 3. Sì, formazione richiesta, ho capito. Calma. Vabbè, comunque una stella, sto procedendo abbastanza bene. Devo dire che non mi posso lamentare poi così tanto. La reputazione sta salendo, il livello dell'ospedale sta salendo. Qui i pazienti sono tutti incastrati con sti cavolo di medici di base, che poi tra l'altro sono... non sono un granché i medici che ho, quindi... Vabbè, però non più di tanto, dai.
È una cosa sopportabile. La psichiatria va fatta. Stop. Eh sì, potenza diagnosi e potenza terapia. Io direi che una prese. Il paravento non lo voglio, fa troppo schifo. Vabbè, facciamo più per scaramanzia questo che altro. Una pianta e di lì a poco un bel tappeto. A posto. Bene, bene, bene. Vai con la formazione, va benissimo. Porca miseria. Si è alleggerito un po'? Mica tanto. Che cos'è questo? Che diavolo? Sono dei T-Rex in miniatura. Oddio, che bello. Fatta la formazione in psichiatria, bene, ha funzionato. 90 giorni senza decessi, io ci provo, però, boh, vabbè. Adesso, voi altri, terapia, è davvero importante perché sta a morire troppa gente. Infermiere, medico... Aspetta un attimo. Ok. Non ho detto. Allora, tu no, tu diagnosi, poi vedremo. Allora, infermiere, medico. Bam, vai col corso. Ok, sta andando un pochettino meglio. Se riesco anche a mandare via un altro po' di pazienti. Ecco, anche questo forse è un po' esagerato. No, paranoia mortale scoperta. Chi ne affetto crede di essere tormentato dagli spiriti dei defunti e non ne può più. Uno psichiatra porta avanti una terapia di coppia avanzata per migliorare la convivenza tra il fantasma e il paziente. No, ma occhi dolci scoperta. Ok, l'abbiamo già visto. Ok, devo assumere un altro infermiere. E poi li devo decisamente formare, quindi... Ok. Oddio, forse non so se è stata proprio un'idea geniale, però... Oh oh, siamo nei casini. No, ok, si può fare. Ma vabbè, sostanzialmente mi sta bene così.
Bene, bene, bene. Va bene, allora, ragazzi, io direi che per oggi può essere tranquillamente tutto quanto qui. Abbiamo fatto molto e tanto altro faremo nella prossima puntata. Purtroppo questo ospedale, ragazzi, è problematico. La formazione è una cosa che ho sempre odiato, ma qui bisogna farla e bisogna farla con costanza. D'accordo, ragazzi? Quindi io direi che per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist completa con tutti i video su Two Point Hospital. D'accordo, ragazzi? A presto!